Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno canale che è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto un episodio veramente epico. Tant'è vero che il titolo dell'episodio era proprio epico. Punto. Perché ragazzi? Perché dopo tutte le varie peripezie siamo riusciti ad entrare in questa benedetta montagna. Questo lo stiamo ripetendo tipo da 3-4 episodi. Però in mezzo a tutte le varie difficoltà che abbiamo incontrato appunto all'interno della montagna, alla fine con vari montacarichi siamo riusciti di regola ad arrivare più in alto. Non credo che siamo arrivati in cima. Infatti no, in cima non ci siamo riusciti ad arrivare, ma comunque siamo riusciti a salire di un bel po'. Fatto sta che ad un certo punto ragazzi è successa una cosa assolutamente inaspettatissima, perché un drago, ragazzi, ok, stiamo parlando di un drago, quindi non una creaturina, cioè piccolina, no, che cioè voglio dire, no, un drago ci ha letteralmente assaliti. Per poco Atreus ragazzi se ne andava all'altro mondo. Fatto sta che in un modo o nell'altro alla fine, dopo una epica battaglia, Kratos è riuscito a far fuori questo drago, cosa che a me è dispiaciuta, devo dire, perché comunque a me i draghi come creature mitologiche sono sempre piaciuti tantissimo, quindi questo drago lo trovavo fantastico, veramente bellissimo. Però ragazzi, questioni di sopravvivenza, Kratos ovviamente ha dovuto farlo fuori. A lui non ha fatto molta differenza, perché comunque sicuramente non era la prima volta ragazzi che si approcciava a creature così gigantesche. Però è sempre bello ragazzi, è sempre bello vedere che appunto non hanno fatto sì che God of War perdesse quello spirito proprio tipico, no, di God of War ragazzi, perché appunto anche i capitoli precedenti erano sempre stati caratterizzati da queste presenze veramente immense, no, dove tu ti sentivi veramente molto piccolo, ma comunque con la forza, la possenza di Kratos non ti sentivi poi tanto piccolo, perché riuscivi sempre in queste imprese veramente, oserei definirle ragazzi, titaniche. E questo è proprio quell'aria che c'è sempre all'interno di God of War, e quindi sono veramente contentissima di aver ritrovato cose simili anche in questo God of War, dopo che erano passati anni. La cosa che mi stupisce sempre ragazzi è che quello che mi dite nei commenti è: guarda che non è il massimo, cioè dell'epicità che incontrerai in questo gioco. E ogni volta io mi chiedo: ma cosa può esserci di più epico di quello che abbiamo visto questa volta? E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati insieme a Sindri e appunto ad Atreus, che è presenza fissa naturalmente, e Sindri ci ha chiesto un dente di quel drago. Non so di preciso cosa abbia intenzione di farci, ma è quello che faremo. Tra l'altro Sindri ha donato delle frecce speciali ad Atreus, frecce che probabilmente ragazzi faranno reazione con la linfa, perché alla fine è proprio grazie alla reazione di quella linfa con l'elettricità che Kratos è riuscito a far fuori questo meraviglioso drago. E quindi prendiamo un dente. Ok, premere uno per usare l'ascia. Ecco qua di nuovo un bel colpetto, ancora uno. Ok, a posto così. Ecco. Non importa. È tutto così sporco. È vero, è sempre fissatissimo. Può andare. Fissati. È sempre fissato con la pulizia e l'igiene, fantastica sta cosa. Vediamo un po' che ci fai. Non lo tocco quello. Basta che lo avvicini. Ok. Oh. Ora passalo sulla corda dell'arco di tuo figlio. Ci fai il dono dell'elettricità, è questo che mi stai dicendo? Wow. Atreus, il tuo arco. Bastano due passate. Ah, piano ora. Wow ragazzi, frecce shock. Hai ottenuto le frecce shock. First reaction shock. Scoccale verso i cristalli esplosivi per distruggere la linfa dell'albero del mondo. Ok, quindi adesso ci potremo aprire nuovi passaggi ovviamente. Perfetto, ovviamente c'è sempre il numero limitato di frecce, wow, che si ricaricano. Finalmente poi sarai soddisfatto.
Adoro. Beh, sì, sono soddisfatto, come sì. Come posso spiegarlo? Ho aggiunto una nuova vibrazione alla corda dell'arco. Se colpisci quella linfa cristallizzata, vibrerà fino a raggiungere il punto di rottura. Ok, quindi esploderà praticamente. Fa esplodere determinati cristalli. Esatto. Ti piacerà. Boom! Eccolo là. Fantastico. Siete già tornati dal deposito di Fafnir? Quindi devo premere su per cambiare tipo di freccia, ok? Perché ovviamente, ragazzi, quelle frecce blu ci permettevano di attivare i cristalli. Quindi le frecce shock ci permettono di far esplodere la linfa. E allora, io volevo allora un attimino, ragazzi, guardare appunto i potenziamenti, perché noi avevamo trovato cristallo, quello che era per potenziare il Leviatano. Quindi potenziamo il Leviatano, ragazzi, visto che ci siamo. Ci aumenta di 15 la forza. Dico solo che non vorrei essere tuo nemico. Penso che nessuno vorrebbe essere suo nemico. Perfetto, quindi adesso sono disponibili anche nuove abilità, ragazzi, per Kratos. Quindi vediamo cos'altro c'è di interessante. Volevo vedere un attimino, ragazzi, il potenziamento per questa armatura busto mi dà 2 di forza, 5 di difesa. Non è tantissimo, in effetti, e comunque fa sì che utilizzi parecchie risorse. Quindi per adesso credo, ragazzi, che lascerò tutto com'è per ora. Magari più avanti troveremo nuove risorse, potremo creare nuove armature interessanti. Ecco, sì ragazzi, per ora né creare né potenziare credo che sia la cosa più saggia da fare, quindi resterò così e vediamo un po'. Allora, per quanto riguarda le abilità di Kratos, qua si sbloccano, ragazzi, appunto nuove abilità. Vediamo di che cosa si tratta. Allora ragazzi, sembrano abbastanza interessanti queste abilità, solo che non ho capito di preciso che cosa intende per cambia posizione fermandoti un attimo dopo un attacco con il Leviatano. Permette appunto di fare un attacco in spazzata, sembra comunque comodo, però suppongo che voglia dire basta fare un attacco, poi fermarsi, cambia posizione, suppongo che intenda magari con la levetta analogica, non lo so. Fatto sta che non è male, ragazzi, non è male, direi di acquistarla, dai, sì, per 3000 punti esperienza. Ok, anche perché devo tenere conto, ragazzi, che bisogna comunque acquistare abilità per poter accedere poi alle abilità successive, quindi quelle che si sbloccheranno per il livello 5, si avrà accesso solo sbloccandone alcune del livello 4. Quindi per quanto riguarda Atreus, ovviamente ragazzi, si sono sbloccate delle abilità collegate alle frecce shock, direi non male. Allora, per 250 comprerò questo, aumenta lo stato di shock dei nemici, non male. Dopodiché durata dello shock aumentata per 500. Ora il danno da shock può essere concatenato tra diversi nemici. Pure questo, ragazzi, potrebbe esserci utile in situazioni abbastanza spinose, quindi lo compro. Non male, allora, queste abilità che potenziano Atreus non mi dispiacciono, quindi per adesso va bene così per quanto riguarda tutta questa questione. Quindi io direi ciao Sindri, è stato un piacere come al solito. Noi direi che possiamo tranquillamente procedere. Fino a poco tempo fa andavamo a caccia di cervi. Ora abbiamo combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina, non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so, è solo che essere forte mi fa sentire bene. Capisci? Sì, lo so. Beh, Kratos sicuramente ne sa qualcosa, ragazzi. Però giustamente lui non vuole che il figlio si concentri solo su quello, ma bisogna avere disciplina e determinazione. Quindi facciamo esplodere questo, così possiamo aprire tranquillamente questo bel forziere. Opla! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Vendetta di Tyr. Un altro attacco runico, ragazzi. Vediamo un pochettino. Allora, questo principalmente scaglia l'ascia e crea un attacco rotante con l'ascia stessa, insomma. Va bene, dai, direi di dargli una possibilità, perché no? Quindi equipaggiamo questo. Per quanto riguarda quindi l'attacco runico pesante, abbiamo ancora questo e va benissimo così, perfetto. Quindi direi che adesso possiamo continuare a salire. E quello è ancora attualmente il nostro obiettivo. Quindi vediamo fin dove riusciremo ad arrivare, ragazzi.
Chissà se la salita sarà ancora interrotta da qualche altra difficoltà. Ecco. Oh, che succede? Si è impossessato. Non ci credo. Salve. Si è impossessato di questo povero sfigato. Oh, tu puta madre. Mannaggia la miseria. Incubo di merda. Ok, nuova voce, vediamo un po'. Oh, incubo parassita. Proprio un nuovo tipo di incubo, ragazzi. Come se gli incubi non fossero già abbastanza fastidiosi. Pare che mi laggano nel pensiero. Questi sono in grado di possedere altre creature e renderle più forti. Le creature possedute possono controllare le proprie azioni o sono intrappolate in un orribile incubo a occhi aperti. Mi vengono i brividi. Beh, sì, ci sta ad avere i brividi, perché è abbastanza inquietante la cosa. Sono d'accordo, sono d'accordo. Comunque, come se non bastasse, incontriamo anche altre creature fastidiose. Quindi qua possiamo far esplodere tutto? Certo che possiamo. Ecco, vai ragazzo. Certo. Adesso che ne abbiamo la possibilità. So che mi piacerà, però è strano. Quello non è esploso del tutto. Esploderà del tutto. Ah, è vero. Oh shit, non quel è che... Quel cristallo l'ho colpito, ma brilla ancora. Sì, lo vedo, ragazzo. Allora, forse dovremmo far esplodere quella linfa incrostata più su. Aspetta un attimo, scusa, fammi entrare qua. Prendiamo questa robetta. Ok, ho trovato un altro calice, ragazzi. 2 di 6. Allora, immagino che dovremmo tirarlo su. Però come? Ok, qua, ragazzi, c'è la ruota. Stai pronto, ragazzo, mi raccomando. Ok, adesso sì, vai. Boom. Oh shit, incubi a go. Aia. Aiaiaiaiai. Oddio, ancora. Maledizione. Sì, l'ho visto, ragazzo. L'ho sentito soprattutto. Hai del potenziale, ragazzo. Ok, ottimo. Kratos continua a fargli qualche complimentino. Questi incubi cercheranno spesso di possedere altri nemici. Sì, questo l'avevamo capito. Va bene, ragazzo, sei pronto? Aggrappati, come al solito. Pronti a salire sulle spalle forti di tuo padre. Perfetto. Wow. Premi per cambiare tipo di freccia. Ok, dovremmo illuminare. Ah, perfetto. Da dove cacchio l'hai scagliata la freccia? Oh. E vai. Ok, aspetta che adesso... No. Ok. Se possiede i nemici può essere più una rottura di palle, ragazzi. Mani nude. Questi sono fatti di ghiaccio. Aspetta, ragazzo, aspetta. Prova a colpire un po' quello là sopra. Oh, adoro. Aspetta che arrivo. Ecco fatto. A mani nude pure, ragazzi, ha il suo perché, Allora, aspetta un attimo, perché siamo entrati di corsa. Non mi sono manco accorta di cosa è successo fino a lì. Allora, qua non c'è più niente. Perfetto, abbiamo illuminato comunque il cristallo. Di qua c'è qualcosa che sbrilluccica. Benissimo, punti esperienza così un po' a caso, va benissimo. E direi che possiamo procedere. Dov'è la mia ascia? È la mia ascia, perfetto. Qua si vede poco e niente, ma comunque ci serve la tua energia, ragazzo. Cioè la tua freccia shock. Solo che qua cristalli esplosivi non ne vedo. Che fate? Ehi, pronti? Ok, bello, mi piace ragazzi. Questo è l'attacco unico nuovo, quello che abbiamo trovato. Di tir, bla bla bla. Ok, qualcun altro? Adesso vediamo, ragazzi. Ok, Viken Rissou, si uccidi Viken, quindi un'altra sorta di missione secondaria, diciamo così. Allora, qua c'è uno di quei forzieri, ragazzi, che si sbloccano con le rune. Il punto è che adesso io intanto prenderò questo, poi prenderò questo. Nuova voce, Jean, ammazza quanto Jean. Ombra di all'arciere, scaglia lancio create con la magia del ghiaccio. Interessante. Allora, stai qui, ragazzo, sei pronto? Ecco qua. Wow. Dobbiamo cercare di far abbassare quel ponte. Sì, un deve attimo essere la via d'uscita. Un attimo, ragazzo. Qua c'è un altro di quegli affari. Guarda qui, un altro. Vedi un po' che questo cosa si racconta? Chiama Ymir. La mamma mi ha raccontato la sua storia, ma ero piccolo. I giganti escono dalle sue ascelle. Oh, bello. È Odino che lo trafigge.
Oltre il mito, altari trovati, 4 di 11. Ok, quindi genera giganti dalle ascelle, una cosa bellissima questa. Che strano, Ymir fu il primo gigante, ogni cosa nacque dal suo corpo. Non solo gli altri giganti, ma il vento, gli alberi, il sole. Questi bachi si trasformano in nani. Odino lo uccise, ma da dove veniva? Quindi Ymir è stato il primo gigante e da lui è nato praticamente tutto. Wow, interessante, interessante. Belle queste storie, ragazzi, legate ovviamente alla leggenda e alle leggende, alle varie leggende. Quindi allora, adesso che abbiamo fatto esplodere lì, possiamo far esplodere qui. Forza! Invece no, ora è bloccato dall'altra parte. Sì, lo vedo. Il punto è che io vorrei trovare pure le tre rune per aprire quel benedetto forziere. Non le vedo proprio qua a portata di mano. Magari bisogna salire. Allora, se la lancio qui io suppongo che non esploderà, vero? Non esploderà. Oh, sì, è esploso invece. Non stancherò mai di usarlo per spaccare tutto. Beh, divertente, divertente, concordo, ragazzo. Allora, vediamo se riusciamo a trovare le tre rune. Sempre se questi... Oh! Non ci vengono a rompere gli zebedei. Sono stati posseduti, ragazzi. Aia! Questi li devo prendere a mani nude, ragazzi, perché... Ehi! Sono fatti di ghiaccio. Sì! Oddio! Qualcun altro, vai, ragazzo! Ehi! Ok. A posto, risolto. Intanto però io sono ancora in cerca di quelle tre rune e sinceramente non le vedo. Però, ah, eccone qua una, ragazzi. Perfetto, uno dei tre sigilli. Dove caspiterina saranno gli altri due? Ma chi lo sa, ma chi lo sa. Comunque di qua si poteva salire, ragazzi. Là sopra si può ancora salire in qualche modo. Mi chiedo come. Forse muovendo quest'affare e poi congelando ovviamente gli ingranaggi. Perfetto, vediamo un pochettino che cosa c'è di interessante qua sopra. Ok, ok, perfetto, c'è un mega forziere che ci aspetta. Non me l'aspettavo questa. Ma proprio no. Porcaccia miseria, che cosa ho trovato? Segno seghettato dell'astuzia. Poi acciaio di Svartalheim e gemma vitale. Mi ha colto proprio di sorpresa, ragazzi. Porcaccia miseriaccia. Allora, questo posso colpire? Sì, a mani nude. Quindi 2 di 3. E mi chiedo il terzo dove mai sarà. Dove sarà? Dove sarà? Dove sarà? Dove sarà la terza runa? Chi lo sa? Deve stare per forza qua nelle vicinanze, ragazzi. Oh, sblocchiamo un attimo il ponte. Intanto prenderò questa, perché ci serve per liberare di qua, ragazzi. Ci sta una roba bloccata dalla linfa. Quindi stai pronto, Atreus? Pronto, ragazzo? Vai! Perfetto. Woohoo! Queste che ragazzo, dicono? Certo. Le sai leggere queste, mi auguro di sì. Oh? Ok, questo va nel diario. Ok, allora leggeremo subito il diario perché noi siamo curiosi. Ok, vediamo un po'. Qui cadde Nertus dei Vanir, ucciso da Magni e Modi, figli di Thor. Gli Jotnar sono testimoni della crudeltà di questa lunga guerra. Né gli Aesir né i Vanir trionferanno, ma cosa resterà di Midgard prima che il conflitto giunga alla fine? I giganti volevano la pace, ecco perché adoravano Tyr, perché forse non era per la guerra? Mi sembra di capire. Però come al solito, se c'è qualcuno che vuole la pace, ce n'è qualcun altro che invece vuole rompere gli Zebedei. Creare scompiglio e varie rotture di Zebedei, appunto. Intanto, ragazzi, sto cercando disperatamente sta benedetta terza runa, ma no, non c'è più niente da far esplodere qua sopra. Dove cavolacci sarà? Io credo che andare troppo avanti, ragazzi, sia un attimino inutile, perché cioè, non credo che sia così avanti. Fa più freddo.
ci avviciniamo alla cima. Oh beh, l'aria inizia a rinfrescare. Sì, sì, ragazzo. Deve stare per forza qua intorno, ragazzi, non può essere più lontano di così. Ma non lo vedo. One eternity later. A lungo l'ho cercata, ragazzi, ma mai l'ho trovata. Niente. Non credo che perderò più tempo di così. Mi dispiace ovviamente, ragazzi, ma ho guardato di qua, di là, di sopra, di sotto, ma non sono riuscita a scorgerla da nessuna parte. Che cavolo. Vabbè, mi sa che continuerò il mio cammino. Come sempre vi chiedo scusa, ragazzi, per queste piccole mancanze, ma va così, che ci possiamo fare. Quindi saliamo. Ha detto Atreus che siamo vicini alla cima, quindi dovremmo esserci quasi. Sempre che non incontriamo altre rotture di scatole da qui fino alla cima. Andiamo. Guarda, la cima. Siamo così vicini. La faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. Ok, ragazzi, siamo arrivati in cima. Wow! Pensavo sinceramente avremmo incontrato altre difficoltà fino alla cima. Mi sembra fin troppo strano tutto ciò, eh. Non so a voi, ma a me mi puzza un po'. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Va bene. Vai. Vabbè, questa per esempio... Attento a dove metti i piedi. A me sembra una premura tanto tenera da padre. Per quanto uno possa semplicemente dire, vabbè, hai aggiustato una roba. Però, cioè... non lo so, ragazzi, voglio... wow, voglio vederla così, voglio interpretarla così e intanto godermi questo panorama assolutamente meraviglioso. E ragazzi... ok, andiamo. Ecco, la lo sapevo io. Sei pronto, ragazzo? Sei pronto, ragazzo? Vai! Oddio, ecco, non sarebbe stato così semplice. A mani nude, vai. Vai. Oddio, questo c'ha lo scudo incredibile. Vai, grande ragazzo, bravo. Wow. Forza, ragazzi, lui c'ha l'attacco runico incredibile. Wow. Sì, gli avevo messo l'attacco dei falchi. Che meraviglia. Ma quanti siete? Aspetta, poi vi posso attaccare però così. E... sì, questi non sono totalmente di ghiaccio. Ah! Ecco, un altro arriva. Boom. Ok. Perfetto. Non hanno rilasciato niente, vero? Sembrerebbe di no. È finita, vedi? Non lo so. Io sto col dubbietto sempre fino alla fine, ragazzi, e sono molto emozionata perché siamo riusciti finalmente a raggiungere la vetta della montagna. E sono veramente curiosa di vedere cosa succederà. Quindi, di qua non si passa, passeremo di qua. E che? L'ho sentito il rumore. Ah, mi si è ricaricato l'attacco runico, ok. Questo bel forzierino è tutto bello bloccato. Fatto sta che di qua non si passa, ragazzi. Come accediamo alla vetta? Questo che ci lascia? Ok, abbiamo trovato un altro calice, ragazzi. 3 di 6, il modo per salire è proprio qua, ragazzi. Guarda, davanti a noi. Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. Bene, bene, bene. Ecco l'ubriacone che in realtà non può ubriacarsi. Come ti senti ultimamente? Sai perché siamo... sciolto la lingua. Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Credo che hai portato qualche amichetta. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. I figli di Thor. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino?
L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? È lui! Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, Baldur, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti, torneremo per l'altro occhio. Non scordartelo, siamo ovunque. Sì, ovunque. Zitti, idioti. Andiamocene. What the fuck? È proprio Baldur, ragazzi, quello che abbiamo sfidato, che abbiamo, cioè, di regola ucciso. Però Baldur, ragazzi, è uno degli Aesir, figlio di Odino e fratello di Thor. Ah, fa parte proprio della stirpe reale, allora, figlio di Odino. Questo mi sa che già l'avevamo scoperto, però fa sempre un certo effetto, insomma, pure fratello di Thor, che credo sia abbastanza rabbiosetto, quindi non la so. È venuto a casa nostra, ha sfidato mio padre, che poi lo ha ucciso, o almeno così pensavamo. Pare non provi dolore. Ora ci dà la caccia assieme ai suoi nipoti, ma non sappiamo perché. Ok, lui quindi è lo zio di quei due che abbiamo visto, perché appunto quest'altro che stava parlando ha detto che erano i figli di Thor, e quindi Baldur con i due figli di Thor ci stanno dando la caccia. Perché? Boh, bravo a chi lo sa. Ma con chi stavano parlando? L'uomo più sapiente del mondo addirittura, così è stato definito, così si è definito lui, di questo mondo e di tutti gli altri mondi, ha detto. Wow, la curiosità divampa, ragazzi. Voglio scoprire di più, voglio vedere di più. Ci siamo, ci siamo. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista. E che ha la risposta a ogni tua domanda. Ah. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere. Ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il no. picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Non possiamo attraversare i ponti. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esista ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è... che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa?
Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Come vuoi. Non voglio guardare. Non guardare, ragazzo. Manco io vorrei guardare. Fratello, se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo, più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah, e questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Jotunheim, stiamo andando nel regno dei giganti perduto da tempo. Jotunheim sarà davvero molto... seccante. Sì, proprio quello che volevo dire. Cioè, ragazzi, wow, dai, wow, adoro. Cioè, uno finalmente, dopo tutta la fatica che ha fatto, arriva sulla vetta più alta di Midgard e giusto qui... c'è l'uomo più sapiente del mondo che ti dice: ah ah ah, guarda che hai sbagliato vetta, la vetta più alta di tutti i regni sta a Jotunheim, il regno dei giganti. Però i giganti avevano chiuso tutti quanti i ponti per arrivare a Jotunheim, quindi per poterci arrivare ci serve comunque la sapienza di Mimir, che però era bloccato lì da un maleficio fatto da Odino, che lo torturava tra l'altro ogni giorno, chissà perché. Però ci portiamo appresso la sua testa e può essere rianimata dall'antica magia che conosce però la strega del bosco. È fantastico tutto ciò, ragazzi. Cioè, come si stanno intrecciando le cose. Adoro. Presto adoro tantissimo. Le rune. Ok, abbiamo trovato un altro codice, diciamo così, per poter tradurre un po' tutto principalmente. E... vi dicevo, ragazzi, io sto adorando questa cosa, cioè come si stanno intrecciando le varie robe. E neanche l'uomo più sapiente del mondo ancora sa perché Baldur e i figli di Thor ci danno la caccia. Per quale motivo? Tra l'altro Mimir ha, ragazzi, sgridato, tra molte virgolette, Kratos, perché gli ha detto: guarda che comunque tuo figlio deve sapere. Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Ok, quindi dobbiamo spero arrivare proprio laggiù. Spero che sia tornata dal Faim e possa rianimare Mimir. Sembrava simpatico prima che tu gli tagliassi la testa. Ma spero, ragazzi, che potremo fare un viaggio veloce, perché per arrivare fin laggiù non è così immediata la cosa. Comunque, ecco qua la risposta, ragazzi, perché potremo viaggiare attraverso, ovviamente, questo ponte, se vogliamo chiamarlo così. Quindi avviciniamoci. Usiamo il caro vecchio Bifrost. No, aspetta, non è il Bifrost qua. Era un'altra roba. Ok, allora, passaggio mistico. È proprio qua che dobbiamo arrivare. No, le miniere. Una miniera. Negozio di Brock. Ok, è qua, ragazzi. Cioè, l'obiettivo mi indica di arrivare qui. Vedete, qua c'è la tartaruga, quella gigante. Adoro. Possiamo andarci? No, mi sa che dobbiamo per forza arrivare, ragazzi, al negozio di Brock. Credo che sia la cosa più immediata. Sì. Arriviamo lì e poi da lì ci avviamo verso il bosco delle foglie, degli alberi con le foglie rosso sangue. Guarda che posto. Deve essere un ramo dell'albero del mondo. Wow. Ehi, rimani sulla via. Va bene, sì, lo so. Non gridare, è qui vicino, Kratos. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur,
E tu l'hai sconfitto? Sì. Uno dei figli di Odino, il fratello di Thor. E ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? Se rianimiamo la testa, chiediglielo. Ok. Ma non ci ha saputo rispondere. Sai, è una stupidaggine, ma speravo di trovare un gigante in quella montagna. Credo che abbiano davvero lasciato Midgard, a parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Anche tu sei l'ultimo della tua gente. È per questo che non vuoi parlare del... Mia gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me, le tue origini. Tua madre, tuo padre. Adesso non è il momento. Ok. Kratos è stato specifico. Non vuole che sappia cos'era il suo passato. Forse per proteggerlo, forse non lo so. Ciao Brock! Ben rivisto, amico. Come la va? Brock! 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 Oh. Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che giugnate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei. Ok. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Vediamo un po' questi danni. Ecco qua. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Ora va meglio. Allora ti interessa. Ah. Ora che cazzo volete di altro? Ma... A volte Sindri è così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Mi sa che l'unico in famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. Certo, sì, sì. Cosa, quell'incapace? Che ne sai? Volevo dire... Ehi, ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Ok. Avete messo paura a quell'alchimista? No, no, non abbiamo fatto missioni secondarie. Comunque adoro, ragazzi, adoro tutto. Vedete, fa tanto il duro, bla bla bla, ma in fondo è chiaro che gli vuole bene, quindi adesso... Come si torna dalla strega? Prima va trovato una barca. Ok, quindi dovremo, ragazzi, tornare al bosco. La barca è giusto qua. Per fortuna, per servirci. Atreus, seguimi. Vieni, ragazzo, forza. Mi sono distratto. Nuovo set di artefatti? Mentre esploravamo il lago dei Nove abbiamo trovato questa splendida polena. Forse tutto ciò che resta di una nave con tempo affrontò grandi avventure. Altro collezionabile, ragazzi. Mamma mia, va bene, va bene, va bene. Bene, dove dobbiamo dirigerci adesso? Di là, dietro la grande statua di Thor. Ok, faremo il giro di qua, suppongo, no? Qua c'è ancora il serpente del mondo. Il serpente del mondo saprà di avere delle parti del corpo qui. E chi lo sa, ragazzo, chi lo... Aspetta, però, dove dobbiamo andare? Oh, mi sa che sto sbagliando via. Sto allungando la strada. Dove caspita devo andare? Vorrei aver fatto un viaggio del genere con la mamma. Lei sapeva combattere, non è vero? Sì, combattiva splendidamente. Kratos, l'abbiamo già detto, ragazzi, è chiaro che fosse davvero innamorato di questa donna. Ok, la statua di Thor è qua, eccola qui. Quindi... Che statua imponente, chi l'avrà costruita? Non lo so. Passiamo di qua. Perfetto. Ci avviciniamo. Io spero, ragazzi, che la strega stia bene. Mi parla la strega a casa sua. Dovrebbe stare bene. Era semplicemente stata trascinata via. Conosci una storia per passare il tempo? Che genere di storia? Non so. Mamma raccontava sempre delle storie. Da bambino non te le raccontavano? Tanto tempo fa conoscevo un uomo. Le sue storie erano brevi, ma significative.
Sembra divertente. Te ne ricordi una? Ce n'era una che parlava di una lepre e di una tartaruga. Come quella della strega? Improbabile. E cosa succede? Fecero una gara di velocità. La lepre era troppo sciocca e sicura di vincere, mentre la tartaruga era costante e disciplinata. Vinse la tartaruga. Non ne hai raccontate molte di storie, vero? Non c'è pathos, non c'è nulla, però è la storia, ragazzi, che conosciamo tutti, credo, no? Della lepre e della tartaruga. Abbiamo scoperto un nuovo luogo. L'acqua qua possiamo è scesa. Sbloccare. Quando è messo il serpente, giusto? Sì. Lo sapevo. Perfetto, quindi adesso possiamo tirare su questa piattaforma. Lo so che è potente, ma credi che la strega possa rianimare una testa? È molto speriamo, abile, ragazzi. E non abbiamo niente da perdere. Se non riesce a rianimarla, possiamo tenere la testa? No. Ma puoi darla in pasto ai pesci. Ok. Bello. Ma tenerla sarebbe alquanto macabro, direi. In ogni caso, ragazzi, se non dovesse riuscire a rianimarla, avremmo ucciso l'uomo più saggio di tutti i mondi. Che roba. Qua pure può saltare. Oh, ho risvegliato qualcuno. Scusate, ragazzi. Bam! Dov'è la rediviva? Aspetta, aspetta. Wow! Oddio. Adesso! Ascia, vieni a me! Sì. Ma il veleno becca anche gli altri o solo noi? Ok, perfetto. Adesso dobbiamo fare fuori questa stronzetta, ragazzi. Vai ragazzo, colpiscila, vai! Ah! Mi sono presa la scureggia dritta in faccia, ragazzi. Che bello. Stregaccia, vai! Ok, vai di nuovo, ragazzo. Perfetto. Wow! Allora, argento. Di qua c'è la casa della strega, ragazzi. Dov'è che ci siamo aperti la via? Di qua. Vediamo un attimino cosa c'è, scusate. Gemma vitale. Questa roba. Che si muove. Ehi, questo non si limita a decifrare le rune. Oh, perfetto. Ha anche una runa del viaggio. Vogliamo visitare il regno di fuoco. Fantastico, ora puoi leggere la lingua di Muspelheim. Adesso puoi accedere a Muspelheim dalla sala di viaggio tra i regni. Perfetto. Davvero buono a sapersi. Quindi possiamo andare. Uno dei tre sigilli. Però di qua si sale, ragazzi. Io voglio andare prima a trovare la strega. Magari di qua potremo tornarci dopo. Andiamo a vedere se è tutto a posto. Oddio. Ah, lì c'è il forziere, ma pensavo che l'ingresso della casa della strega fosse di qua, ma in effetti lo è. Solo che bisogna far sì che si abbassi la tartaruga gigante. A questo punto, ragazzi, fatemi provare a salire di qua, vediamo un attimino dove ci porta questa strada. Oh, ci porta fuori. Aspetta, può essere positiva la cosa? Tornate indietro, eh sì. Gli dei non sono i benvenuti. Ok, spero che siano rune magiche, ma le parole non tengono lontano gli esi. Sì, davvero fantastico. Allora, possiamo salire adesso? Vediamo un attimino se riusciamo ad accedere alla casa della strega, magari da fuori. Ah! Ecco, spero si ricordi di noi. Perfetto, ragazzi, era proprio di qua che dovevamo andare, fantastico. Come va, vediamo Charlie? Un po'. La tua amica strega è qui? Qual è il suo nome? È quello che mi ha detto lui, o almeno quello che ho capito io. Charlie. Ah sì? Cioè, la tartaruga ti ha detto che si chiama Charlie? Davvero? Aspetta, vai di shock. Ah! Oddio! Ah, oddio, no, che cosa fa? Non volevo attivare l'ira, ragazzi, è stato un errore. Però, vabbè. Tanto meglio. Chi dobbiamo attaccare ancora? Chi c'è? Via! Perfetto. Oh! Adoro, ok, ira finita. Ammazza, ma qua non era tipo un posto sicuro, robe simili? Come non lo so.
Vai. Boom, bitch. Hey. Adoro. Bravo, ragazzo. Bravo. Ok. Vediamo un po'. Qua ci sono delle rune. Vediamo se è capace adesso di leggerle, ragazzi. C'era il tasto per interagire. Okay. Leggi. Signor sì. Morte al dio corpo, dio degli impiccati. Morte quindi a dio Odino, a Odino, no? Non le piace proprio Odino. Sembrerebbe proprio di no. Ok, ragazzi, perfetto. Direi... Oh, qua ci sono altre rune. Aspetta un attimo, vediamo un po' cosa dicono. Puoi leggerla? Sì. Sì. Seidur Niding su chi sconfinerà. Ah... È tipo... Ma ci hanno invitato, sì? Che vuol dire Seur Niezga? Va bene, io vado, ragazzi. Non vedo l'ora di incontrare di nuovo la strega. A sentire che cosa c'ha da dire. Padre, lei è qui. Dov'è? Sono così contento di rivederti. Lo sapevo che non eri morta. Ciao. Oh, sai rianimare una testa? Io non sono sicura di aver capito. Aspetta, dove hai trovato quelle? Quelle frecce. Su, dalle a me, ora. Ma sono un regalo. Perché? Fai come dice il ragazzo. Queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai capito? What? Mi hai capito bene. Rispondi. Ho capito. Se ne vedo altre, le distruggerò. Non ti chiedo altro, scusa. Ti prego, prendi pure le mie frecce. A me non servono più. Ora, questa testa... Hai la minima idea di chi sia? L'hai ucciso tu. Lui me l'ha chiesto. Ha detto che tu potevi rianimarlo. Io? Sicuro di aver capito bene. Ti prego. Portalo al tavolo. Emily! È da tanto tempo che non pratico le antiche arti magiche. Tienilo fermo, gli do un'occhiata. Beh, per fortuna la testa non è decomposta e il cervello è ancora intatto. Un bel taglionetto. Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste. Spero che sappia quello che fai. Ora immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi raccomando. Basta. Funziona. Fammelo vedere. Wow. Mimir, ci sei? Sì. Bene. Tu. Oh. Ecco. Ciao, Freya. Da quanto tempo? Ti trovo bene. Quello che ho fatto l'ho fatto per loro. Per quanto mi riguarda, la morte ti si addice di più. Mi inchinerei se potessi, maestà. Perdonami. Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito questa idea. Freya, la dea Freya. Neanche tu lo sapevi. Scusami. Quando si saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante Cavolo. Dirmelo? Tu hai intenzione di rimproverarmi per questa cosa? Andiamo, ragazzo. Ma... Ora! Non c'è di che? Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei. Perché è una dea. Non ti ho insegnato niente. Ci ha aiutato tanto. Ha mentito. Alcuni tengono alla loro privacy. Non giudicare, fratello. Quando vorrò il tuo consiglio, te lo chiederò. Come vuoi.
Portatemi al tempio di Tyr, nel lago dei Nove, e vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo il tempio. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Il serpente del mondo. E tu sai come parlare con lui? Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me, naturalmente. Davvero? Certo. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jormungandr è un conversatore brillante. Ah, però... Ok, ragazzi, allora, infatti il nome Freya mi diceva qualcosa. È una dea, quindi non è una semplice strega che si intende di arti magiche, è anche quello, ma in più è una dea, quindi ha cioè, evidentemente, ragazzi, poteri che vanno al di là di quello che potessimo immaginarci. Ma perché è esiliata qua? E perché pure sto poveraccio di Mimir, per esempio, ragazzi, era stato incastrato all'interno del tronco di un albero e torturato tutti i santi giorni? Queste sono quelle tipiche, ragazzi, storie degli dei, no? Per quanto riguarda torture, per quanto riguarda esili, per quanto riguarda maledizioni e robe simili, quindi è tutto incredibilmente interessante. Quindi Freya ha rianimato la testa di Mimir per fare un favore comunque a Kratos e ad Atreus, perché evidentemente comunque si è affezionata a loro, principalmente ad Atreus, che comunque è sempre stato molto gentile e molto dolce. Non ci aveva detto nulla ovviamente sulla sua natura di dea, e giustamente dice a Kratos: guarda, te devi proprio star zitto, cioè non puoi rimproverare me per questa cosa, perché tuo figlio non sa la tua di natura. Quindi adesso, ragazzi, che abbiamo Mimir che è tornato in vita, potremo tornare dal serpente del mondo, che è l'ultimo gigante che è rimasto a Midgard, che ci indicherà la via per arrivare a Jotunheim, la terra dei giganti. Adoro, cioè, ragazzi, è tutto fantastico, incredibile, cioè tutto troppo intrigante. Io non vedo l'ora di vedere cosa succederà più avanti, perché cioè è una continua sorpresa, succedono sempre cose inaspettate ed è intrigante, cioè non vedi l'ora di andare avanti. A me questo effetto fa, ragazzi, sinceramente. E dovremmo anche scoprire perché comunque Baldur e i suoi nipoti ci danno la casa. Quindi cioè non sono finiti qua i problemi, questo è poco ma sicuro. E una cosa che, ragazzi, mi fa molto ridere è che Mimir sembra un chiacchierone, quindi fino ad ora a Kratos non era bastato Atreus con le chiacchiere, adesso sì, di sicuro ci si metterà anche Mimir, ragazzi, che parlerà sicuramente ogni 3x2. Adoro tutto. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!